Castellabate anche quest'anno ha deciso di organizzare in sinergia con l'Istituto Comprensivo alcuni momenti di riflessione per adulti e alunni sulle tragedie della Shoah e delle foibe, nell'ambito delle manifestazioni per onorare la giornata della memoria e il giorno del ricordo. Presso la palestra della scuola media, nel plesso di Santa Maria, si è svolto un appuntamento organizzato insieme agli studenti e dedicato ad essi sul tema della guerra, della persecuzione antisemita e dell'orrore dei campi di concentramento nazisti. Un altro incontro si è svolto presso la sala Monsignor Farina di Castellabate, un incontro per la cittadinanza durante il quale sono intervenuti i familiari di Nicola Romito, vittima delle foibe, e di Codrado Occhiati, morto ad Artem. L'incontro è stato moderato dal professor Gennaro Malzone ed ha inteso conservare la memoria della tragedia degli italiani. L'assessore alla pubblica istruzione e alle politiche sociali, Elisabetta Martusciello, ha sottolineato: le istituzioni devono impegnarsi a tramandare e a stigmatizzare la crudeltà di cui l'uomo è capace, con l'obiettivo di coinvolgere sempre di più gli studenti, che devono sentirsi i veri protagonisti. Ringraziamo per la partecipazione l'orchestra Ruggero Leoncavallo, progetto danza e Lector Sud. Castellabate, aggiunge l'assessore alla cultura Luisa Maiuri, ha sempre onorato sia la giornata della memoria che quella del ricordo. Nel nostro comune, con manifestazioni attraverso l'intitolazione di strade, non si è mai tralasciato di onorare la memoria delle vittime. Ragazzi,